Oggi per la giornata mondiale dell'acqua abbiamo realizzato questa bottiglia che simboleggia, diciamo, questo bene essenziale a un'immagine sacra, il cristogramma dei gesuiti. È un simbolo divino per noi, quindi ci teniamo a consegnarla a Sua Eccellenza. Grazie, grazie. E grazie di cuore. E d'altronde fiumi d'acqua viva, dice il Vangelo, sgorgeranno dal suo seno. E l'acqua viva per noi rappresenta lo Spirito Santo, rappresenta la forza di vita che viene da Dio, così come l'acqua d'altronde è vita, dove c'è acqua c'è vita. Ecco, grazie di cuore, soprattutto in questa città che è città dove il simbolo dell'acqua è fortemente impresso nella mente, nella tradizione, nella storia di questa città. Siamo qui a Matera per l'iniziativa che viene consegnata, questa è stata consegnata già questa bottiglia a Monsignor Caiazzo, ma questa bottiglia ha un tuo lavoro, quindi parliamo di questa tua creazione. Sì, oggi è una giornata importante per Matera, ma anche per il nostro territorio, perché oggi è la giornata mondiale dell'acqua, si svolge qui a Matera, capitale della cultura, ed è molto bello che arrivi, ecco, anche un pezzo della nostra Calabria in questo evento importante. L'acqua che viene, ecco, proviene dalla sorgenza dell'antica Petelia, oggi Strongoli, ed è molto bello questo poter anche portare quella che è la nostra storia, anche perché l'antica Petelia ha dato i natali a Papa Antero. Sono veramente onorato di poter far parte di questo progetto. Ringrazio il Presidente Valente, ma oggi è anche un giorno importante perché incontriamo una grande persona, un grande amico, un grande vescovo, Don Pino Caiazza, ed è bello aver potuto consegnare proprio a lui questa bottiglia dove ho realizzato il cristogramma gesuita su questa bellissima bottiglia con degli inserti sia in oro che in argento. Sasa, diciamo che questa è una giornata bella che tu hai voluto particolarmente, come già stai facendo da tempo, no? La tutela dell'acqua e la valorizzazione dell'acqua. Qui a Matera una giornata con tanti eventi. Sì, quest'anno ci ripetiamo per la seconda edizione con la giornata mondiale delle acque. L'anno scorso sono stato in Vaticano, siamo stati ricevuti dal Santo Padre e quest'anno abbiamo omaggiato Matera, che è contestualmente simbolo della città dell'acqua. Il cristogramma quest'anno, il messaggio è gesuita, proprio Gesù come fonte di vita eterna, quindi è un messaggio importantissimo. L'anno scorso, ricordo, era un'immagine del volto della Pietà della Mariana, ecco, quindi ci tenevo oggi qui con Michele consegnarla a Sua Eccellenza, e quindi siamo contenti per la giornata. Michele, diciamo che in realtà stiamo scoprendo, anche se noi già la conoscevamo, una Matera che è ricca di cultura, non solo perché è capitale europea della cultura, ma perché c'è tanta voglia di fare, c'è un sistema che sta rendendo questo territorio sempre più forte anche economicamente. Ma certo, la Basilicata negli ultimi 15 anni, ecco, veramente in tutto, non solamente per quanto riguarda la storia delle bellezze, ma in tutto, ecco, veramente ha dato una grande immagine di sé. Quello che mi piace di Matera è che, ecco, nel tempo loro hanno conservato tante cose e oggi le stanno mettendo in evidenza. Tipo oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere una bellissima biblioteca dove ci sono dei libri veramente molto storici, e questo, ecco, è importante per Matera, perché questo poi fa anche attrazione. Poi la Basilicata in sé per sé la vediamo poi tutti quelli che sono gli eventi, non solamente per quello che riguarda, come dicevo, la chiesa, ma anche negli spettacoli, a grandi personaggi che sono sempre sulle reti media televisiva nazionale, quindi una regione che spinge, che c'è grande turismo, e spero che anche la Calabria un giorno possa prendere esempio e diventare un po' come la Puglia e come la Basilicata. Questo incontro di oggi e questa iniziativa di oggi può essere un passo importante per rilanciare anche questo gemellaggio tra le due terre del sud che hanno tante risorse e tanta cultura. Sì, il progetto è proprio questo, quindi fare sinergie tra regioni, tra paesi, e quindi dare il nostro messaggio, il nostro contributo sulla tutela delle acque. Infatti pomeriggio entriamo proprio nel focus del convegno che si svolgerà qui sempre a Matera al Cristo Flagellato,
e con tante istituzioni e tanti studiosi esperti sul settore. Monsignor Cagliazzo è una figura importante che ci ricorda quello che ha fatto nella nostra terra, ma che ci rendiamo conto di quanto è impegnato nella valorizzazione di questa terra con una forma veramente unica, che non è istituzionale, è di incontro diretto con la persona. Vero, un grande uomo, questo l'ha già dimostrato a Crotone, ma oggi è stato molto bello anche sentirlo e sentire quali sono poi i suoi progetti, sapere che lui è andato alla Cattolica di Milano a incoraggiare i giovani di Matera, della Basilicata, a ritornare alla propria terra d'origine, quindi ecco questa volontà di un uomo che vuole riscoprire questo sud e valorizzarlo, e questo è veramente molto bello. Rompino rimane sempre un grande amico, una grande persona. Tu sei sempre disponibile quando si tratta del nostro Monsignor Pino Cagliazzo. Ma lo è lui con noi innanzitutto, perché quando arriva la nostra diocesi lui sempre apre le porte a tutti, quindi è giusto partecipare, collaborare e trovare sinergie, perché ecco, credo che proprio tramite le sinergie poi possano nascere dei progetti importanti. Con lei di questa giornata dell'acqua, perché Matera è simbolo dell'acqua. Diciamo intanto benvenuti in questa stupenda città e saluto tutti i telespettatori, ne approfitto. E Matera, diciamo sotto tanti aspetti, è città di tante cose, tra l'altro anche città dell'acqua. Il simbolo, il logo che fu scelto inizialmente per quando fu proclamata capitale europea della cultura è stato proprio quello dell'acqua. Perché? Perché in ogni luogo dove si va in giro, soprattutto tra i sassi, c'è tutta una serie di canalizzazioni che porta delle piccole cisterne d'acqua all'interno delle case, ma soprattutto nella piazza principale è stata scavata la cisterna più grande d'Europa, che si arriva fino a 25 metri di profondità. Sarebbe interessante andare a visitarla, perché si chiama Il Palombaro. Beh, chiaramente adesso è vuota, hanno lasciato pochi centimetri d'acqua proprio per mettere in evidenza come questa città si riforniva al centro della città stessa e nello stesso tempo faceva convogliare tutta l'acqua nella cisterna e poi arrivava in tutte le cisterne anche della città. Io ci sono qui con Michele Affidato per la giornata dell'acqua e devo dire, noi crotonesi quando la incontriamo siamo sempre molto felici e godiamo di questa amicizia e di questa conoscenza. È la stessa cosa per lei? Beh, no, non potrebbe essere diversamente. Per me è sempre una gioia poter accogliere crotonesi, poi soprattutto quando si tratta di amici che conosci da tanto tempo. Diciamo che è difficile che passi un giorno che io non incontri un crotonese, perché qua è un continuo andare e venire, a volte anche tanti che neanche ricordo e che forse avrò visto pochissime volte, però è sempre una gioia e quindi da parte mia questa accoglienza diventa fondamentale. È in questo salone degli stemmi stupendo del 1700 che li accolgo quando sono tanti, oppure a casa mia, così come ho fatto con voi stamattina. Sì, ma voglio dire, sì, mi sento lontano fisicamente, ma vicino spiritualmente con tutti. Il nostro territorio è sempre nel suo cuore.
possiamo dire diversamente, voglio dire. È così, voglio dire, tanta la mia vita è stata vissuta lì, non è che io ho vissuto in altra parte. Cioè, luoghi, persone, situazioni, dolori e gioie sono continuamente dentro di me, però chiaramente io non ho lasciato il cuore a Crotone, perché altrimenti non servirei questo territorio. Io sono qua ed è qui che la mia vita ormai viene vissuta.